Chissà, parli. È passato più di un anno. È tempo di dire che cosa è successo. Fatemi sapere come sta mia figlia. Non mi interessa sapere il motivo per cui è stato fatto tutto questo. Voglio solo riabbracciarla. Queste sono le parole di Catherine Alvarez, la madre di Cataleya Ciclo Alvarez, nota come Cata, la bambina scomparsa a Firenze il 10 giugno dell'anno scorso, quando aveva solo 5 anni. Il procuratore, Filippo Spiezia, responsabile dell'indagine, ha cercato di tranquillizzarla. Ha dichiarato: «Alla madre di Cata ribadisco di aver fiducia nello sforzo dello Stato, delle istituzioni e dei suoi rappresentanti. Crediamo che la scomparsa di Cata sia il frutto dell'attuazione di un piano ben organizzato e non di un'attività estemporanea». Poi ha confermato che si tratta di un'indagine complessa, ma ha anche aggiunto un dettaglio di cruciale importanza. «Abbiamo la consapevolezza che alcune persone presenti in quel contesto sappiano molto di più di quanto riferito. Possiamo invitarle a parlare». C'è qualcuno che non ha detto tutta la verità? Recentemente è emerso un nuovo video in cui una donna rumena sale le scale dove si trovava anche Cata, tenendo tra le braccia un fagotto di lenzuola arrotolato di grandi dimensioni. Queste immagini hanno fatto emergere dettagli inquietanti, come la presenza di altri due uomini vicino a Cata. La madre della bimba scomparsa ha affermato di aver riconosciuto uno di questi uomini nel video e di averlo segnalato agli inquirenti. Il procuratore di Firenze, Filippo Spiezia, ha chiarito: «Da un'altra angolazione è emersa la totale estraneità di queste persone. Questo video è stato esaminato con attenzione dagli investigatori. Io l'ho visto più volte». Catherine ricorda un dettaglio significativo riguardo alla donna vista nel video. «Io la conoscevo. Quando abbiamo fatto il primo sopralluogo nella stanza di questa donna, c'era un giocattolo di mia figlia. Cata e sua figlia giocavano insieme tanti mesi prima, ma poi hanno smesso perché sua figlia picchiava Cata». Secondo il procuratore, questa donna non è coinvolta nel caso di Cata. L'inchiesta riparte proprio dai bambini dell'ex hotel Astor. Recentemente è stato riconvocato il fratellino di Cata, uno degli ultimi ad aver visto la sorellina. Quel giorno una telecamera aveva ripreso i due fratelli mentre uscivano insieme dal cancello dell'ex albergo per giocare con altri bambini. Le immagini mostravano poi la piccola Cata tornare da sola nella struttura dove viveva con la famiglia. La stessa telecamera l'aveva inquadrata mentre saliva sulla scala antincendio prima di scomparire nel nulla. C'è un'altra bambina che potrebbe fornire informazioni cruciali: la coetanea di Cata che si trovava con lei al momento della scomparsa. La bambina, tornando a casa, ha raccontato alla madre: «Mamma, il lupo ha preso Cataleya». Mentre pronunciava questa frase, si stringeva il braccio come a simulare il gesto di chi avrebbe trascinato Cata tenendola per un braccio. In un primo momento, la madre di questa bambina ha pensato che ci fosse stato un litigio tra le due piccole. Appresa la notizia della scomparsa di Cata, ha dato peso alle parole della figlioletta. Catherine è convinta che questa bambina possa essere stata testimone di ciò che è accaduto a sua figlia. «Quando sono rientrata dal lavoro, quel giorno sono andata subito dalla mamma della bambina, visto che mio fratello aveva detto che le due stavano giocando insieme. Lei mi ha riferito che mia figlia era rimasta da sola nel corridoio perché aveva litigato con la sua. Cata l'aveva picchiata. Ma mi è sembrato subito strano perché Cata era una bimba tranquilla e non picchiava mai nessuno».